Metti un pomeriggio a museo con visite guidate a cura di guide turistiche abilitate, il tè delle 5 e poi appuntamenti con letture di brani di Alessandro Baricco e intermezzi musicali di Valeria Natalini. Tutto ciò è stato ospitato al Museo Archeologico Moretti di San Severino Marche in una prestigiosa cornice, quella del Castello a Monte. Andrea Sortini, neoeletto presidente della Proloco di San Severino Marche. Allora, si parte con questa iniziativa Arte, portare i turisti, i settempedani e non solo, a museo per due pomeriggi straordinari. Ma è stata un'idea delle nostre guide turistiche di cercare di fare una trade union tra museo, musica e anche un'arte di cultura con letture di tratte dal libro di Baricco. Questo era un modo diverso di far visitare il nostro museo archeologico, quindi di non fare la solita e classica visita come si fa normalmente. Questo era un sistema nuovo che la Proloco ha appoggiato tramite le nuove guide turistiche, anche per fare una sorta di pubblicità, visto che San Severino ormai è da un po' di tempo che può ospitare, può avere delle guide turistiche a tutti gli effetti con tanto di patentino. Oggi che si è sempre più imprenditori di se stessi bisogna puntare a queste iniziative totalmente nuove anche per rilanciare la cultura e il turismo, due settori su cui può puntare l'economia locale. Ma sì, quello che tu mi dici Daniele è prettamente giusto, anche perché noi volevamo iniziare con il discorso del museo archeologico anche per far vedere ciò che la città di San Severino offre, quindi questa è stata la prima occasione con il museo archeologico, che poi proporremo anche altre possibilità, la Pinacoteca o il museo Moretti, il museo del territorio, tutte insomma le nostre caratteristiche, le nostre culture e bellezze che San Severino può offrire. San Severino apre sempre di più le porte alla cultura, ai visitatori, ultimamente con la giornata FAI di primavera, anche lì la Proloco protagonista insieme al FAI appunto di quest'altra iniziativa. La Proloco nella giornata del FAI ha fatto assistenza, in più ha messo a disposizione le guide e ha dato proprio una logistica al FAI settempedano.